Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Domani finalmente Steve di Minecraft si unirà al roster di Super Smash Bros. Ultimate ed è inutile dire che sarà un avvenimento a dir poco epocale. Ma ancora più interessante del personaggio in sé, a questo punto è il ventaglio di possibilità che si apre per quanto riguarda i prossimi 4 personaggi che andranno a completare l'offerta del Fighters Pass. I nomi in ballo sono tantissimi e nessuno può prevedere con certezza cosa tireranno fuori dal cilindro Sakurai e Nintendo, quindi ho deciso di passare in rassegna i volti più gettonati e quante possibilità ci sono, secondo me, di vederli arrivare su Smash. Non so voi, ma l'hype è a mille e sono proprio curioso di sapere quali sono le vostre previsioni e speranze per il futuro di Ultimate. Inoltre vi ricordo che domani a partire dalle 21.30 sul sito Viola si terrà in live una serata evento dedicata al nuovo personaggio, ovvero la Porocraft. Ci sarà una stanza Smash aperta a tutti gli spettatori e si potrà usare solo Steve. Chi collezionerà il maggior numero di vittorie non solo riceverà una sub in regalo, ma anche l'opportunità di sfidare il mio Ganondorf. Vi aspetto numerosi come al solito. Ci sarà da divertirsi. Iniziamo! Per capire quali siano i nomi più richiesti su Smash, un buon punto di partenza può essere questa immagine che mostra i risultati dei nomi più desiderati divisi per regione. La presenza di Steve all'interno di ben 2 delle 3 top 10 non fa che confermare quella che ormai è una certezza. Nella scelta dei personaggi Nintendo tiene conto anche delle richieste dei fan e non raramente i nuovi arrivati sono stati scelti in seguito alle incessanti preghiere del pubblico. Ad esempio, un peso massimo del calibro di Sora, protagonista della serie Kingdom Hearts, non è più un sogno irrealizzabile. Square Enix si è dimostrata più volte volenterosa a collaborare con il team di Sakurai, prima con l'aggiunta di Cloud, poi con l'inserimento di eroe. Scelta che aveva tra l'altro una valenza commerciale non indifferente, visto che è servita ad accompagnare l'uscita su Switch di Dragon Quest 11. Quindi chissà, Sora potrebbe arrivare in concomitanza con qualche annuncio bomba sulla saga di Kingdom Hearts, qualcosa che vada ben oltre lo spin-off Melody of Memory. Anche se purtroppo la storia ci insegna che l'aggiunta di un personaggio non nasconde necessariamente un secondo fine commerciale, altrimenti adesso staremmo tutti giocando a Persona 5 su Switch. Rimanendo in ambito JRPG, credo che al massimo solo uno slot verrà occupato da un esponente del genere. E per quanto possa essere richiesto in Giappone, il protagonista di Tales of Symphonia, Lloyd, sarebbe una scelta sicuramente molto più impopolare rispetto a Sora, che esercita un appeal ben più uniforme su tutti i mercati regionali. Non penso poi Square Enix possa mettere a disposizione più di un personaggio, quindi direi tranquillamente addio a Sephiroth, mentre farei molta attenzione a Geno. E più questo nome non dirà niente, ma i nostalgici dell'era Super Nintendo in realtà non aspettano altro. Si tratta infatti di uno dei protagonisti di Super Mario RPG, la prima escursione dell'idraulico italiano all'interno del mondo dei JRPG. Il titolo, uscito su Super Nintendo, fu realizzato da Squaresoft prima della rottura definitiva con Nintendo e rappresenta un pezzo di storia importantissimo per entrambe le compagnie. E si sa, molto spesso, la celebrazione del passato è uno degli obiettivi principali di Sakurai. E utilizzerei Square Enix per parlare di un altro personaggio, che ci porterà poi anche dalle parti di Capcom. Sì, perché 2B, protagonista di Nier Automata, da molti considerato come uno dei migliori action della generazione, ha tutte le carte in regola per finire su Smash. Non solo, il personaggio si sposerebbe bene con le dinamiche da fighting game, avendo già praticamente tutto il moveset pronto, ma 2B è anche entrata di prepotenza nell'immaginario collettivo, tanto del pubblico giapponese quanto di quello americano, per alcune sue doti particolari. Inoltre, entrerebbe in gioco Platinum Games, compagnia abituata a lavorare a stretto contatto con Nintendo. Se Hideki Kamiya, una delle sue personalità di spicco, è la mente dietro Bayonetta, non dimentichiamoci che per Capcom il game designer giapponese ha dato vita a delle vere e proprie icone del beat'em up. Dante e il suo Devil May Cry hanno vissuto un vero e proprio rinascimento grazie al quinto episodio della serie, ma impazzirei se venisse annunciato fuori dal nulla Beautiful Joe, altro personaggio completamente fuori dagli schemi che vide i suoi natali inizialmente come esclusiva su GameCube. Uscendo dalla comfort zone di combattenti veri e propri, non sottovaluterei il fatto che dagli sforzi congiunti tra Capcom e Nintendo è nata la serie di Ace Attorney e Phoenix Wright, il suo protagonista, ha già partecipato a dei picchiaduro, essendo comparso come personaggio giocabile in Marvel's vs. Capcom 3.
titolo dove, tra l'altro, compariva anche Amaterasu, la divinità protagonista del bellissimo action-adventure Okami, che vi consiglio di recuperare su Switch. Ecco, per quanto sia improbabile l'aggiunta di questa divinità su Smash, rimane forse uno dei personaggi che più mi farebbe piacere vedere. Passando a gusti un pochino più occidentali, ci sono diverse icone dei platform che scalpitano per entrare nel mondo di Smash. Shantae, secondo me, arriverà. Ma come tutti i rappresentanti dei titoli indie, finirà come costume per i Mii, mentre tra Rayman e Crash a questo punto vedo molto più probabile il secondo. È vero, i rapporti tra Ubisoft e Nintendo su Switch si sono parecchio rafforzati e quello strano easter egg su Battlefield è un bel campanello d'allarme, ma dopo il rilancio del Bandicoot grazie al successo della Insane Trilogy e l'ottima ricezione di Crash 4, a questo punto mi aspetto l'arrivo del personaggio ideato da Naughty Dog. Insomma, sarebbe l'occasione perfetta per accompagnare l'arrivo di It's About Time su Switch e inoltre la triade del platform anni 90 sarebbe finalmente riunita: Mario per Nintendo, Sonic per Sega e Crash per Sony. Per quanto riguarda gli FPS, il Doom Slayer potrebbe essere un nome papabile, anche perché credo abbia molto più senso lui di Master Chief. Un'altra concessione di Microsoft sarebbe forse un'esagerazione. Dopo Benji e Kazooie e Steve, sentire Sakurai ringraziare la casa di Redmond per la terza volta, non lo so, mi farebbe strano. Certo che ora che Microsoft ha acquistato Bethesda, tecnicamente anche il Doom Slayer sarebbe una concessione di Phil Spencer, quindi chissà. Per chiudere, direi che visto il recente annuncio di Monster Hunter Rise, mi aspetto al 99% il cacciatore come new entry, così come un Pokémon di ottava generazione a ricordarci di comprare spada e scudo e le rispettive espansioni. Dovremmo invece essere al sicuro da nuove skin di Mart, così come spero ormai il pubblico abbia rinunciato definitivamente al più grande sogno irrealizzabile, l'inclusione di Waluigi. Ma penso di aver parlato anche abbastanza, vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre previsioni e se avete qualche sogno nel cassetto. Vi rinnovo l'invito per domani sera alle 21:30, dove ce le daremo di santa ragione a suon di Steve nella serata Porocraft. Nel mentre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Predict, Michele Ultimate, ciao!